È stata inaugurata questa mattina a Polla la piazza dedicata alla Costituzione italiana. Il sindaco Massimo Loviso ha invitato nel suo comune e poi nella scuola per parlare agli studenti le massime autorità provinciali, dal questore al prefetto, dal procuratore Francesco Russo alla capo della Procura dei Minori di Salerno, Patrizia Imperato, presente anche il vescovo della diocesi di Reggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca. Il progetto è stato portato avanti dall'assessore con delega Rossella Isoldi. Presenti anche tutti i vertici delle forze armate della provincia di Salerno, polizia, carabinieri, guardia di finanza. Avevamo la necessità di riqualificare un'area importante di Polla, una zona centrale di Polla, uno degli ingressi a Polla, e quindi da questo punto di vista, ecco, abbiamo, al di là dei lavori di riqualificazione di orrido urbano, abbiamo poi immaginato cosa fare, come intitolare questo largo, questa piazza, e abbiamo deciso, ecco, di farlo lasciando e intitolando il nome Largo della Costituzione Italiana, per dare un segno alla nostra comunità, ai nostri concittadini, in particolare ai nostri giovani, dove probabilmente, ecco, il 75esimo anniversario della Costituzione italiana, il 2023 ricorre il 75esimo anniversario della Costituzione italiana, è ancora, ecco, un patrimonio di valori, di principi che devono servire anche per far ripartire la nostra Italia. È un'iniziativa magnifica, io spero che sia contagiosa e che tutti i comuni abbiano il loro piazzale, il loro largo, la loro piazza della Costituzione, perché la Costituzione è la base della nostra convivenza civile ed è soprattutto un progetto di progresso che dobbiamo coltivare ogni giorno. Quindi è anche importante poi l'incontro con i ragazzi dopo, perché sono loro che dovranno coltivare la Costituzione, farla crescere e attuarla. Procuratore, lei partecipa qui a questa iniziativa nel suo paese d'origine. Che valore assume questa iniziativa per lei oggi? Beh, certo, ho partecipato con grande piacere, perché Polla è il paese dove la mia famiglia ha le radici e quindi sono ancora più contento che sia stato proprio il paese di Polla a prendere questa iniziativa. Agli studenti bastano incontri anche ogni tanto, oppure c'è bisogno di altro per poter portare una strada diversa, magari? Ma le parole sono importanti, ma certamente è l'esempio quello che è determinante.